Eccoci qua per un nuovo vlog. Oggi la giornata non è proprio iniziata nel migliore dei modi, ma vi spiego cosa è successo. Ok, lì dovrebbe esserci la mia bici. E questo è quello che è rimasto della bici. Il lucchetto che hanno forzato. Esattamente ieri sera sono passati e hanno rotto il lucchetto della mia bici, se la sono portata via, mentre la bici di Vale l'hanno portata là. Anche il lucchetto della bici di Vale è rotto. Noi è tipo un anno che parcheggiamo la bici a questo albero e a questi paletti di legno. E in tutto questo tempo non è mai successo niente, però sappiamo che rubano abbastanza le bici. Che noia. Dopo i 60 euro di multa, anche la bici mi è sparita. Volendo, ho anche una seconda bici che posso prendere. L'unica menata è passare dalla porta. Scala. Qui si può andare fuori e metterla in un cortile. E poi qui a fianco c'è l'entrata della cantina. Quindi far tutte le volte su e giù una volta al giorno non è così comodo. Questa è la mia seconda bici, ma almeno non me l'hanno rubata. Adesso la metterò sempre in cantina. Quanto è il valore della mia bici? Io l'ho pagata 100 euro, l'ho presa usata, ma il vero valore aggiunto della bici è il seggiolino che costava 150 euro. È un seggiolino della Romer, una marca che fa seggiolini da auto anche. Sono molto cari, però sono anche molto affidabili, piuttosto comodi, con tanti tipi di regolazione. Ma ora basta parlare di bici, che sennò mi divento triste. Sono qui in centro e mercatini di Natale. Il mercatino di Natale di Lipsia risale, secondo la tradizione, al 1458 ed è uno dei più antichi qui in Germania. Questo secondo me è l'orario migliore per venire al mercatino, ovvero al mattino, quando apre, verso le 10, in settimana, così c'è meno casino. Il mercatino di Natale di Lipsia dura circa un mese. Quest'anno si svolge tra il 26 novembre e il 23 dicembre. Al suo interno si possono contare circa 250 stand, quindi è piuttosto grande. Sono alla piazza del mercato e alle mie spalle c'è l'albero di Natale di circa 20 metri che ogni anno viene messo sulla piazza. Adesso però devo andare a cercare un bancomat per prendere qualcosa da mangiare e da bere. Così vi faccio vedere anche la tazza dell'anno. Ho preso il Glühwein con la tazza di Lipsia del mercatino. Bello caldo, fumante. Ci vuole, almeno scalda un po'. Troppo caldo. Forse è meglio che aspetto un po'. Comunque viene 3,50 euro più 2,50 euro per la tazza. Comunque si sta riempiendo anche adesso. Piccolo consiglio col Glühwein: aspettate qualche minuto prima di iniziare a bere. Prima di fine anno voglio provarlo. Un panino col salmone e del Glöggi. Tra l'altro a me non piace il pesce. E qui sull'Augustusplatz, oltre al villaggio tirolese, c'è anche il villaggio finlandese e l'enorme ruota panoramica, su cui si può fare un giro se non si soffre di vertigini come me. Tro Matteo ha già chiesto di andarci, però mi sa che nessuno di noi l'accompagna. Oddio, ma sta cuocendo veramente lì dentro. Sì? Ti prendo questa. Comunque questa parte qua è tutta dedicata alle favole per i bambini. Dulcis in fondo, un bel waffle con la vaniglia. Di solito qua la coda arriva almeno fino al cartello. Bello venire in settimana che non c'è quasi nessuno. Il mio giro termina qua, però volevo farvi vedere ancora una cosa, perché il mercatino di giorno è bello, ma di sera è magico. Thank you.
Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, come sempre noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!